In quest'altra bella animazione virtuale c'è un pendolo che oscilla su un disco rotante, cioè su una piattaforma rotante, e hanno lo stesso periodo il pendolo e la piattaforma rotante, cioè mentre il pendolo fa un'oscillazione completa il disco fa un giro completo. Nell'animazione virtuale è mostrata una freccia di colore rosso che rappresenta la componente orizzontale della tensione della corda, cioè del filo che tiene il pendolo. Vediamo l'animazione. Il pendolo si muove in linea retta, avanti e indietro, oscilla, e se voi come al solito prendete una penna e la appoggiate sul monitor, vedete che questo moto armonico avviene lungo questa retta, cioè meglio lungo questo segmento qua. Questa forza di colore rosso è la tensione della corda del filo che riporta indietro il pendolo verso il centro, facendolo oscillare di moto armonico. Questo è il punto di vista del sistema di riferimento inerziale esterno, cioè in pratica il punto di vista della stanza, lo capiamo perché il pavimento è fermo e il disco ruota, in senso antiorario. Adesso ci si sposta nel sistema di riferimento, frame of reference, del disco. Verranno mostrate la forza centrifuga, la freccia di colore verde, che è uguale e opposta alla tensione del filo di colore rosso, componente orizzontale. Perciò la terza forza, la forza di Coriolì di colore celeste, sarà anche la forza totale, cioè la somma di queste tre forze, dal momento che queste due si annullano, rimane come forza totale solo la forza di Coriolì. Adesso vediamo che si mette in moto il sistema di riferimento, la stanza ruota e il disco rimane fermo. Questo vuol dire che siamo passati al sistema di riferimento rotante. Per esempio in questo istante abbiamo la forza centrifuga che spinge la pallina verso l'esterno del disco, quindi la spinge via dal centro. Abbiamo invece la tensione del filo, componente orizzontale, che tira la pallina al centro come abbiamo visto prima. E poi abbiamo la forza di Coriolì che è responsabile di far curvare la traiettoria di questa pallina, di questo pendolo. Infatti, come vediamo, la traiettoria che adesso descrive questo pendolo è una traiettoria curva, è praticamente un moto circolare uniforme. Un moto circolare uniforme non a caso incurvato verso destra. Dal momento che il disco rotava in senso antiorario, si comporta quindi come l'emisfero nord della superficie terrestre e quindi gli oggetti vanno appunto curvano verso destra. Ora l'animazione virtuale ci dice che il moto circolare del pendolo, che viene visto nel sistema rotante, si può visualizzare anche nel sistema inerziale, cioè si può vedere anche ritornando al sistema della stanza. Infatti adesso torniamo al sistema della stanza, lo capiamo dal fatto che il disco sta ruotando in senso antiorario, quindi vuol dire che stiamo fermi nella stanza, e vediamo che la traiettoria descritta dal pendolo effettivamente è questo moto circolare uniforme. Rivediamo, ecco il moto circolare uniforme descritto dal pendolo nel sistema rotante.